È la vigilia di Natale, come sempre la tradizione la fa da padrona e così una delle tappe immancabili della giornata è quella del banco del pesce. Vigilia significa menù di mare e così vediamo come si compra, cosa si compra e soprattutto come ci si destreggia in tempo di crisi. A Pescara i pareri sembrano discordanti, qualcuno dice non si bada a spese e altri invece abbassano i prezzi del 50%. Hanno preferito spendere i soldi che gli sono rimasti in tasca per mangiare bene. Hanno scelto tutta roba di prima qualità e purtroppo avanzano le cosine da niente, spigole, orate. Tutta a metà mattina del 24 dicembre che cosa rimane da vendere? Quasi tutte, tutta fritturina, roba da povera gente che purtroppo sembra che qui a Pescara non ce ne sia di povera gente. A Natale qual è la spesa per la vigilia? Pesce, quindi cosa si sceglie? Io preferisco le vongole veraci, quindi fare gli spaghetti alle vongole veraci. Poi una bella spigola con le patate al forno e i vari contorni che si fanno, sette pietanze si deve per la sera della vigilia, e qualche antipastino di pesce, cozze ripiene. Queste cose qua, dopo un po' di verdure fritte, baccalà fritto e baccalà arrosto con prezzemolo e aglio normale. Com'è cambiata la spesa dall'anno scorso a quest'anno? È cambiata tanto perché oggi, vedi, questo non ci sta grande affluenza di persone. È chiaro che ci sta, è una spesa che si fa centellinando l'euro, nel senso che cercano di fare il cenone valorizzando tra virgolette pesci che costano un po' di meno del passato. Ma di solito facciamo, diciamo, il brodetto e antipastini, le cozze, un sauté di cozze, ecco, più o meno questo. E questa spesa di quest'anno è cambiata rispetto all'anno scorso? I soldi non ci sono, di meno. Comunque facciamo il possibile, risparmiamo. Come sono cambiati i prezzi quest'anno del pesce? Abbiamo abbassato il 50% più, così la gente si rende conto e come. Pesce freschissimo, pesce al mercato di Pescara, noi abbiamo dovuto abbassare i prezzi perché durante l'anno abbiamo visto un calo di lavoro il 60%. Adesso ci siamo messi in mente di poter riabbassare questi prezzi e poter lavorare. Difatti i risultati stanno venendo. Abbiamo lavorato tutto il mese a basso prezzo, quindi la gente sta venendo. Ok? Dal pescatore al venditore, direttamente siamo. Ciao, grazie.